Presidente Ciofini, ci siamo. Questo fine settimana riprenderanno i campionati di calcio a 11 WISP, un'avventura di cui ne parlavamo anche poco fa, iniziata nel lontano 1978. Sì, non riesco a fare il conto di quanti anni, a quale edizione siamo arrivati, ma è dal 1978 che ci sono questi campionati della WISP. Sono iniziati con un campionato a 6 squadre e oggi siamo arrivati alla bella cifra di 97 squadre che partecipano ai nostri campionati. Questo fine settimana riprendono tutti questi campionati divisi in 7 gironi. Quest'anno abbiamo avuto un vero esploit di iscrizioni e abbiamo dovuto istituire un terzo girone di seconda categoria con 15 nuove iscrizioni tra le squadre che vengono dalle varie vallate e un nucleo importante che viene dal Valdarno, di nuove società. E tra l'altro, proprio per quanto riguarda il Girone del Valdarno, forse lì ci sono le novità più importanti, anche un po' per ricucire, tra virgolette, quello che è l'Aretino con la vallata appunto del Valdarno. Sì, è così. In Valdarno esisteva già questo campionato che viene definito di eccellenza e che continua ad esistere. Poi ci sono queste squadre che noi abbiamo integrato nel nostro girone e abbiamo collegato questo girone sci della seconda categoria di Arezzo con l'attività del Valdarno, con un meccanismo di promozioni e di retrocessioni che si integra e un interscambio tra le varie società. Quindi assicuriamo anche una prospettiva e noi speriamo uno sviluppo anche in quelle zone di ulteriori squadre, magari arrivare a due gironi solo del Valdarno, ci farebbe veramente piacere. Ovviamente si torna in campo e non può mancare anche l'apporto della sezione arbitrale della WISP. Sono numeri importanti e c'è anche qualche eccellenza. Ma sì, è veramente una componente questa che non va trascurata, anzi. Gli va dato il giusto risalto e il giusto merito. Senza gli arbitri non riusciremmo a fare attività. Sono circa 60 gli arbitri e certo abbiamo un buon numero di arbitri di ottima qualità, ma complessivamente tutti seguono dei percorsi di formazione, seguono dei percorsi di aggiornamento, per cui insomma cerchiamo sempre di migliorarci.